Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ex allenatore del Novara, Emiliano Mondonico, mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, mister, questo Palermo ha davvero cambiato marcia con Beppe Iachini in panchina, che ha cambiato non soltanto vestito tattico ma anche mentalità, ha dato equilibrio, solidità, compattezza. Insomma, l'esonero di Gattuso a posteriori è stata una scelta oculata da parte del padrone Maurizio Zamparini? No, l'esonero è sempre una brutta cosa per un allenatore, anche se dobbiamo abituarci, perché dicono fa parte del gioco. L'avvento di Iachini ha portato il Palermo a esprimersi secondo le sue qualità e caratteristiche, e questo penso sia la cosa determinante per un allenatore, far rendere la squadra a secondo delle qualità e delle caratteristiche della forza che questa squadra ha. Il Palermo è dichiaratamente la squadra più forte della Serie B, allora il Palermo deve lottare alla grande sino alla fine per tornare in Serie A. C'è stata questa sconfitta che ci sta dopo una sequela di risultati positivi. Le sconfitte alle volte servono più delle vittorie, per farti rendere conto che sarai sì il più forte, ma senza mettercela tutta è chiaramente impossibile arrivare a raggiungere i traguardi prefissati. Ecco, sconfitte didattiche e terapeutiche per non abbassare l'asticella della tensione. Mister, lei avrà avuto modo di seguire il Palermo di Beppe Iachini, avrà visto anche qualche match. Che tipo di impressione, di sensazione ne ha ricavato? Ecco, il Palermo può davvero fare una corsa tra virgolette a sé? Questo sicuramente sì, perché ha giocatori di grandissima qualità che possono risolverti la partita in ogni momento, e perciò è chiaro che questa è una prerogativa che avrà sino alla fine. In questo momento non so se si sta cogliendo il meglio della coppiata Hernández-Belotti, perché bisogna pensarci bene se una coppiata giusta o se invece non si rischia che uno pesti piede all'altro. In questo momento Belotti sta facendo un certo tipo di gioco, Hernández sta facendo un altro certo tipo di gioco, però non ho ancora capito se possono giocare assieme, se giocando assieme riescono a dare al Palermo in fase offensiva questa predominanza che chiaramente tutti quanti ci aspettiamo. Perciò diciamo che in mezzo a tante cose positive c'è questo punto interrogativo, se questi due ragazzi possono giocare assieme e se giocando assieme riescono a dare al Palermo il 100% delle loro possibilità. Mister, lei ha fatto un'osservazione molto intelligente, perché il parco attaccanti del Palermo è un parco attaccanti importante, ma bisogna anche saper sposare la coppia relativamente alle proprie caratteristiche. Non è un caso che sia Hernández che Belotti probabilmente hanno reso al meglio quando hanno avuto accanto un attaccante di fatica fisico dal lavoro sporco come Lafferty. Ecco, probabilmente Lafferty è il punto di riferimento ideale a cui affiancare una punta che attacca la profondità, come può essere Abel o Belotti, no? Sì, penso di sì, anche se metti una punta come punto di riferimento, gli altri devono anche sacrificarsi in quel minimo movimento di copertura. E perciò penso che Iachini abbia la possibilità veramente di fare delle scelte determinanti, e soprattutto vivendo contatto ogni giorno, di riuscire a individuare qual è il metodo migliore, perciò quali sono i giocatori migliori per far sì che il Palermo riesca a concretizzare questa enorme supremazia che ha sul campo. Diciamo che è un bel allenare quando hai di questi dubbi, cioè chi far giocare perché uno è meglio dell'altro. Perciò penso anche per quello il Palermo è una squadra forte. Mister, con lei ne abbiamo parlato tantissime volte, perché Palermo-Novara ovviamente significa anche Wicani, Morganella, giocatori che con la maglia del Novara hanno davvero vinto tanto. Ecco, in questo momento attraversano... Garcia non è più adesso a Palermo, comunque chiaramente sì, esatto, chiaramente lei lo conosce molto bene. Volevo dire, a proposito di Morganella, ecco, lui si alterna a destra con Pisano in questo 3-5-2, garantisce grande gamba, grande corsa, generosità,
magari la gente storce un po' il naso perché non sempre è tra virgolette brillante in termini qualitativi e di precisione. Ecco, bisogna aspettarsi qualcosa di più da Morganello, le caratteristiche del calciatore sono quelle lì. Bisogna chiedergli qualcosa in più, perché è chiaro che Morganello è un giocatore al quale va chiesto l'impossibile, perché è un giocatore del quale non conosciamo i limiti. Alle volte sbaglia per troppa sufficienza, alle volte si trova in una posizione tattica sbagliata per la sua generosità. Perciò è un ragazzo col quale bisogna parlare, col quale bisogna insistere, col quale bisogna anche usare le maniere forti, perché è impossibile che con le sue qualità non riesca a fare la differenza, ma soprattutto crei dei dubbi in mezzo alla gente. Morganello è uno dei migliori esterni, secondo me, che ci sono in Italia. È chiaro che non ha ancora capito come fare per sfruttare questa sua potenzialità, perciò è uno che bisogna stargli addosso, che bisogna non lesinare le cose positive ma anche le cose negative, e perciò qui Iachini deve fare veramente un grande lavoro psicologico. Iachini sfrutterà questo mesetto di stop di Stefano Sorrentino per provare a ritrovare fiducia nei propri mezzi, entusiasmo, viene da una stagione molto molto difficile, mister. Ecco, proprio per il futuro della carriera del ragazzo, ecco, lei cosa consiglia? Perché restare all'ombra di Sorrentino non è certamente facilissimo. Ecco, conviene tra virgolette restare e vincere a Palermo o andare a cercare la titolarità del ruolo da qualche altra parte? No, dipende sempre dalle proposte, dalle richieste. È chiaro che giocare fa sempre piacere, è chiaro che fare la riserva puoi andare nel dimenticatoio, se vinci però è chiaro che hai vinto anche te e perciò c'è gloria anche per te. Diciamo che si trova in una posizione dove può decidere di rimanere a Palermo e di vincere il campionato oppure di andare in un'altra squadra ed essere titolare. Personalmente non sicuro del posto, anzi sicuro di dover fare la riserva per tutto l'anno, cercherei una squadra che dia e mi dia la possibilità di far vedere le mie doti, le mie qualità, però anche se dovesse rimanere penso che insomma fare la riserva a Palermo è come fare il titolare da altre parti. Palermo-Novara sembra una gara impari, no? Guardando la classifica, però spulciando attentamente l'organico del Novara ci si rende conto che forse la classifica è un po' bugiarda e il match sarà più equilibrato di quanto si possa credere. Diciamo che Empoli-Palermo con Siena-Novara erano un po' le favorite di questo campionato. Novara non sta passando un buon momento, ha cambiato allenatore, domenica ha fatto pari con il Pescara, una partita sì, dove magari il portiere avversario è stato migliore in campo. Il Novara ha una potenzialità sicuramente da prima posizione, non da posizione dove è in questo momento. Perciò il Palermo, dopo la sconfitta in casa con Latina, ha la possibilità di riprendersi, però deve fare una gara magnifica sotto tutti i punti di vista, altrimenti si troverà delle altre sorprese, perché il Novara è tutt'altro che una squadra da ultime posizioni, anzi è una squadra che secondo me col cambio di allenatore ha capito questo e farà e cercherà in tutte le maniere di metterlo in evidenza. Mister, parliamo un attimo del centrocampo del Palermo, perché nel turno scorso è venuto a mancare Barreto proprio contro il Latina e il Palermo si è allungato come non mai ed è stato profondamente deficitario anche in fase di interdizione, in fase di filtro. Ecco, stiamo parlando di un giocatore che in Serie B per intelligenza tattica e capacità di corsa fa la differenza, in riferimento chiaramente a Barreto. Stiamo parlando anche di una partita dove il Palermo non ha dato il meglio di sé, ecco perché abbiamo detto che spesso e volentieri, oppure qualche volta, dalle sconfitte si possono trarre grandi giovamenti. Io penso che la sconfitta di domenica serva un po' a tutta la squadra per capire come fare per uscire vincenti dal campo. Poi è chiaro che ci sono giocatori come Barretti che sono più bravi di altri, però è molto chiaro che nella rosa del Palermo si può trovare un aggiustamento tattico che dia le stesse garanzie. Sicuramente si sta parlando della fase difensiva,
dimenticandoci che fino a un attimo fa parlavamo della grande potenzialità offensiva del Palermo, ed è questa che deve mettere in evidenza. È chiaro che la fase difensiva è per riparare a eventuali contropiede, ripartenze degli avversari, e Novara ha questo Gonzales che chiaramente in fase di contropiede, di ripartenze è eccezionale, anche se non sta passando un ottimo momento. Mister, tanto di Paolo Dybala, questo talento argentino che il Palermo avrebbe pagato, secondo Maurizio Zamparini, circa 12 milioni di euro, e che sta facendo grandissima fatica a imporsi. Non ha ancora segnato un gol, si pensava che in Serie B potesse fare la differenza, al momento non è così. Ecco, le chiedo una valutazione sia tecnica che tattica su questo ragazzo, perché ancora non si è ben capito dove collocarlo. Stiamo parlando di un ragazzo, perciò stiamo parlando di un giocatore che deve avere le giuste responsabilità, ma soprattutto le non troppe responsabilità per poter esprimersi al meglio. Da quanto ha fatto vedere qualità di base assolutamente eccezionali. Magari tatticamente è un po' da sistemare. Inserirsi in questa fase offensiva è tremendamente difficile. Bisogna vedere se il ragazzo ha voglia di lottare per conquistare un posto, o se invece presume che grazie alle sue qualità debba giocare a prescindere dell'atteggiamento. È qui dove i ragazzi fanno la differenza, è lì dove alle volte i ragazzi si perdono, ma è soprattutto vincendo questa concorrenza che i ragazzi diventano uomini e perciò giocatori importanti. Allora mister, mi dia le sue candidate alla promozione diretta e poi mi dica anche se il Novara può tornare in corsa per i playoff o se il distacco le sembra davvero eccessivo. Ma è chiaro che Palermo, Empoli e Siena sono lì a un tiro di schioppo, meno che non succedano altre cose. La sorpresa ci sarà sempre in tutti i campionati di serie B. Novara è chiaro che potenzialmente è una squadra che con i tre punti potrebbe anche recuperare, però in questo momento, oltre che recuperare lei, bisogna che perdano gli altri, e questo è sempre un problema. Io auguro veramente che magari il Palermo e l'Empoli vadano direttamente in Serie A e tra le altre quattro squadre ci sia Novara. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.